tutti gattini e cucciolini cucciosi. Oh, bentornati o nuovi, questa è la nostra collaborazione. Benissimo. Oggi andiamo a fare un slime con le mie amiche. Martina e Anna. Che sto parlando? Io. Ok, aspetta, diciamo gli ingredienti. Gli ingredienti sono colla vinilica, colla trasparente. Che già aperto. Vai, dici. Bagno e schiuma. Coloranti. Crema per mani. Non mischieremo il giallo e l'azzurro e verrà verde. Come si chiama? Questa è quella da barba. E bicarbonato. Dixan. Bicarbonato. Con la... E sapone per mani. E già l'ho detto. E un piattino e qualcosa per mescolare. Allora, prima di tutto io verso la colla. Questa è buonissima, guardate com'è densa. Infatti. Faccio vedere così la comprano. No, aspetta, dopo dobbiamo mescolare. Io faccio così slime per questo. Una bolla. Guardate come faccio io. Prima di tutto lo spando tutto nel piatto la colla, come mi sono venuti quegli altri che poi io ho fatto la ASMR col video. Poi mi si spange per tutto il piatto. Poi ce ne sono 4 spruzzi di colla vinilica. Metto io la colla e io già l'hai messa tu. Io mesco la schiuma da barba, non fa niente. Tu metti qualche altro. No, tu dopo la schiuma, tu metti il sapone. No, io la schiuma. Dopo la mettiamo, dopo vediamo. Infatti, dopo vediamo. Mo' Anna e Martina mettono una il sapone e una la crema. Io la crema. E dopo il bagno schiuma vediamo. Io il sapone per mani. Allora, questo di schiuma e di crema di ne dovete mettere tanto. Allora, di questa due tre. Spruzzi. Uno, due, tre. Anche questa tre. E Ok. Mescolo una volta io. Vabbè, mescola tu, io mescolo questa, la schiuma. Io metto la schiuma adesso. E tu, io la mescolo. E chi mette il bagno schiuma? Marta mette il bagno schiuma. E io ho messo. Okay. Cioè no. Stanno iniziando a fare le bolle. Veramente questo slime verrà una meraviglia, perché ragazze, quando lo fate in gruppo è molto più bello. Basta. Non mi serve. Quando lo fate in gruppo lo slime è molto più bello. Ok. Marta mette il bagno viene schiuma. Viene anche meglio. Aspettate un attimo però, che si deve fare tutta la colla. Un attimo, aspetta. Mettila un po' così si sceglie un po' di più. Vai, ma mettiamo pure uno spruzzo di crema per farlo un po' più flaffoso. Però aspetta, perché è proprio devo mescolare io. Oddio, che consistenza, Marti, guarda. Ah, metti qua, Marti. Ok. Ok, iniziamo a mettere. Io metto l'azzurro e Anna il giallo. Così vediamo che verrà a mettere. Io mescolo. Uno, due, tre, quattro. Uno. Metti il giallo intanto, così viene verde. Basta. Guardate, wow ragazze, bellissimo. Guardate, vedete, sembra turchese quasi. Riesco a mischiare un po' io dopo. Se mettiamo altro un po' di colorante, un po' di giallo, adesso metto io. Se volete mescolate voi. Io mescolo. Adesso io mescolo. Tu già mescolato prima. Posso mescolare dopo di Dani? Sì. Chiama turno. Questo è l'ordine. Ok. Quando il colore sarà omogeneo, iniziamo a mettere il mettiamo altri ingredienti, mettiamo il Dixan, dai. Mettiamo giusto un altro spruzzo di sapone e poi il Dixan. Mescola giù però. Metti un po' di sapone. Io metto il Dixan. E metti pure un altro goccio di schiuma. Mettilo giù. Mettilo tu, io mescolo, lo il Dixan lo mescolo io. Vabbè. Posso metterlo io un po' di Dixan? Sì, lo metti tu. No, facciamo a turni, mo mescola Anna, poi Martina, metto un goccio e mescolo, metti un goccio Anna e però ci sta ancora la colla, questa colla sembra un barattolo piccolo, invece viene abbastanza grande. Ok, il colore è diventato abbastanza omogeneo. Adesso metto un pizzico di Dixan io, poi Anna e poi Martina. E dai, però fate sempre così. E mi fate sempre allora facciamo io, Martina e poi Anna. Tanto io mescolo da prima. Ok. Basta mescolare. Aspetta, devo mescolare, mettere Dixan e mescolare. Ah, ok, allora metto Dixan. No, aspetta, facciamo ognuno al suo. Sì. Aspetta. Ognuno al suo, dai. Ok, metti un altro pizzico di Dixan. Giusto un po'. Aspetta, ora devo fare io, perché io devo mescolare. Metto il goccio perché vedi, è troppo liquido. Però non viene. È una pappina, però dai, si mescola perché... Mettiamo anche un po' di bicarbonato. Bicarbonato, aspetta, c'è il cucchiaino, questo l'ho preso. Giusto, dammi un attimo. Ah, Dio. Vabbè, lo metterei visto che è il suo. Sì. Poi io. Mettiamo poi Martina. Martina verrà definitivo. Ok, basta. Devo mettere a prendere un bicarbonato. Lo faccio io ora. Devo mescolare sì, ancora. Adesso tocca ad Anna. Il colore. Ok, guardate com'è. Già. Oddio. Anna! Cosa è successo? Ricordate che stiamo facendo il video? Eh sì, mi sono un po' sporcata. Sporcata,
infatti sì. Metto un po' di zucchero. Potete mettere anche Marti. Marti, me lo metti anche tu. Ma no? Basta! Basta, perché me lo devi mettere anche tu. Ah, vero. Dai, Marti, mettilo così però. Basta. E io metto un po' di bicarbonato solo. Giusto un po', se non mi è troppo grumoso. Sì, infatti. Infatti, ragazzi, non mettete, io ne ho messo tanto, cioè ne ho messo tanto sul cucchiaino, ma non ne metto tutto. Questo lo lasciamo a Marti. Lo lasciamo a Marti, giusto. Perché se no viene troppo grumoso. Ok, adesso facciamo mescolare a Marti, se no dopo viene. Sì, sì, mettilo su. Perché non è ancora venuto, mescolo io. No, aspetta, bottica a Marti. Vai, Marti, vai. Oddio, una pappina proprio tutta. Marti, metti il bicarbonato. Ah, Marti, attenzione, metti il bicarbonato. E ti metto io un po' di mix. E poi io, di Marti. No, prima tu. Ah, Martina, che cosa? Giusto un goccio, però. Fatto. Deve diventare un po' troppo, sinceramente. Non fa niente. Quello si deve tutto addensare, capito? Dammi a me. Metti dentro. Dopo puliremo, non vi preoccupate. Vabbè, i danni con gli slime nostri si fanno sempre. Metti un po' di Xantuan. Che io non ho messo la crema. Io non ho messo il sapone. No. Metto un po' di sapone. Ok, è andato. Ok, basta. Adesso devo mescolare. Mettiamo anche questo perché allora il Cleo, Daniela è stata bravissima a farmi anche quel video. Perché così sapete che è già adesso e quindi dopo di lei. Oddio, che bello, come è venuto grande. Dopo di te. Chi mette un po' di Dixon? Io. Ah, tu, bene. Ma penso che è venuto, quindi lo lavoro io poi. No, ora lo lavoro io, perché tu lo stai lavorando. No, lo devo lavorare un secondo. Ah, poi lo lavoro io. Viene. Sì, aiuto, che schifo. Ragazzi, non penso so che lo dobbiamo mettere un po' con il frigo, suppongo. Poi dopo vedremo. Metti un altro per Dix, sta staccando la ciotola. Perché è un po' una pappa. Infatti, perciò si deve mettere un po' di bicarbonato e di Dix. Ora di lavorare con le mani, ragazzi. Mettendo questi due componenti, ragazzi, verrà sempre più denso e più straffoso. Come vedete, adesso inizierò a lavorare con le mani. Ah, no. Matteo, ormai abbiamo fatto un sacco di danni. E infatti così. Sembra un slime. Fai così, dai. Fai così, metto nel coso di Dixon. Così. Questo lo vogliamo un po' con le mani, tanto non ce l'abbiamo. Mettilo un po' di crema. Anzi, no, mettiti un po' di qualcosa. Schiuma. No, di Dixon. Schiuma, se no viene un po' di più. No, viene... è profondo. Non so per i danni che stiamo facendo. Guardate ragazzi, abbiamo mixato come sempre il mio coso qui, la mia pappetta. Pappetta? La no, la mia nel senso. No, nel senso questo. Il bicarbonato col Dixon come fa Yolanda. Che è meglio. Mettiamo solo un cucchiaino. Viene un po' vicino. Sinceramente no. Sembra schifido. No, è meglio che viene schifido. Così facciamo, cioè, diciamo, una ricetta un po' più diversa da quella degli altri. Mettiamo il Dixon qui. Non è un po' troppo schiumoso. Ok ragazzi, quando sarà venuto, ora blocchiamo un attimo, poi quando sarà venuto ve lo faremo vedere. Blocca un attimo Marti, che così se no ci mettiamo troppo tempo. Marti, mi metti un po' di bicarbonato qui.